Buongiorno, abbiamo con noi Lorenzo Lupoli, che è presidente dell'ACI Gay di Cremona Circolo La Rocca, che ringraziamo, al quale chiediamo di parlarci della prima iniziativa che si fa a Cremona, del Cremona Pride. Prego. Allora, innanzitutto grazie a voi per averci contattato e come anticipato dalla domanda, il 4 di giugno, sabato 4 giugno, si terrà a Cremona il primo Pride cittadino. È un Pride cittadino e territoriale, nel senso che insieme al comitato Cremona Pride, che è il comitato organizzatore che collabora con ArcigayCremonaLaRocca e Collettivo Studentesco Il Megafono, abbiamo in questi mesi organizzato una serie di eventi e iniziative anche sul territorio cremonese e a Casalmaggiore, territorio Casalasco e Crema, nel Cremasco. Questa è una cosa molto importante perché lo slogan del nostro Pride sarà un posto nel mondo, perché riteniamo che per molte persone LGBT, ma non solo, sia difficile trovare un posto nel mondo in cui essere se stessi e se stesse. Ed è molto importante questo primo Pride a Cremona perché sarà un momento di senz'altro visibilità per la comunità LGBT e anche un percorso che si conclude con la parata di sabato 4 giugno, ma che è iniziato da un paio d'anni a questa parte con una serie di collaborazioni strette con altre associazioni del territorio, con alcune forze politiche, con i sindacati e con insomma, il tessuto sociale appunto della città di Cremona e della provincia. Da qui al 4 di giugno sono previste una serie di iniziative, una serie di eventi che accompagneranno appunto l'attesa per il primo Cremona Pride. La prima iniziativa sarà quella di domani, 17 maggio, giornata contro l'omotransfobia, e si terrà a Cremona e avrà due momenti distinti. Un momento nella tarda mattinata dalle 12.30 alle 14.30 circa, nel piazzale della Gare de Gare, quindi zona stazione, dove verrà organizzato un momento di educativa di strada, grazie appunto alla collaborazione con altre realtà. Infatti l'evento organizzato dal Comitato Cremona Pride in collaborazione con ArciGay, ArciCremona, Collettivo Studentesco Il Megafono e con l'adesione della rete antidiscriminazioni di Cremona, il patrocinio del Comune di Cremona ed è all'interno anche della trama dei diritti organizzata da CSV Cremona. Quindi è senz'altro una delle tante iniziative organizzate che ci permette di fare rete. E ci sarà un'altra iniziativa nella giornata di domani dalle 18, sempre nel piazzale della stazione degli autobus, dei pullman, quindi sempre in quella zona si partirà per una biciclettata che terminerà a Parco al Po, dove, nella zona dove c'è la panchina Arcobaleno, la panchina Rainbow, e lì ci sarà la possibilità di intervenire proprio per un paio di riflessioni sulla giornata in vista anche del Cremona Pride. È una collaborazione importante, in questo caso sarà con Fiat Cremona, proprio perché c'è anche il tema della mobilità sostenibile. E ecco, poi chiaramente per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti è possibile seguire sia il sito Cremona Pride che le pagine social su Facebook e Instagram. Diciamo che come ultima cosa posso aggiungere un appello alla partecipazione di tutta la cittadinanza per la parata di sabato 4 giugno che inizierà da Piazza Stradivari con il concentramento alle ore 16 e il corteo terminerà nuovamente in Piazza Stradivari con diversi ospiti in programma, con la festa serale invece al Parco di Porta Mosa e Bastioni di Porta Mosa in collaborazione con gli amici di Robi del Tanta Roba Festival.
Anche in questo caso la programmazione, il programma della giornata è possibile consultarlo sui canali social e sul sito, e per aderire al Cremona Pride è possibile inviare mail da parte di associazioni, partiti, sindacati e insomma anche in realtà qualsiasi ente organizzazione che volesse farlo a adesioni@cremonapride.it. Credo che insomma sia un po' complessivamente tutto quello che è importante che si potesse dire in pochi minuti.